No, il fazzoletto! Ciao Agar, come state? Benvenuti in un nuovo video. Io sono Samuele Corvaia e oggi sono in compagnia di Martina Semeraro. Ciao! Come avete letto dal titolo, oggi faremo un Get Ready With Us. Giusto? Sì, Get Ready With Us. E come si dice? Get Ready With Us. Bene, oggi è il 4 dicembre e dato che non ho il calendario dell'avvento, vi farò vedere il me del futuro che mangia il cioccolatino del 4 dicembre. Non riesco ad aprirlo. Il quarto cioccolatino, Non capisco. Un'uva. Boh. Bene, iniziamo con il video. Sigla! Non lo sapevo sta cosa. Non ce l'ho ancora una sigla in realtà. E perché fai così? Perché poi quando avrò una sigla partirà la sigla. Per chi non sapesse che cos'è questo tipo di video, tipo noi parliamo mentre tipo... Ci prepariamo, ma io sono già pronto perché sono a casa sua, lei si deve truccare. E mentre vi spiegherà che cosa fa lei. A parte che lei io sono... Make-up artist. Sì, all'incirca. Che poi lo sai che ho scoperto che make-up artist, cioè non è party di festa. Ma dai! Non lo sapevo. Come non lo sapevo? Com'è, ciao? Make-up artist, perché è un artista del make-up. Make-up artist, io pensavo che si scrivesse make-up party di festa. Niente. Comunque io adesso mi sto mettendo crema idratante. Perché fa sempre come metterla. Comunque, ho paura di sporcarmi i capelli. Perché io di solito mi metto sempre la cola. Però. Arriviamo al clou. Mi devi raccontare che hai rubato un giubbotto in discoteca. Questo sarà il titolo? No, più o meno. Lo devi mettere perché. Allora, in pratica ti spiego. Allora, stavo. Appunto uscendo dalla discoteca dove sono fatto anche il compleanno e in pratica vedi che era pieno di gente, era proprio affollato, un casino di gente che spingeva, sai cosa vuol dire? Che era una sardina peggio del 35 la mattina, ok, ecco, peggio, quindi immagina già. E come gli hai rubato il giubbotto? No, e non, no, io non ho rubato un giubbotto, in verità mi è cascato dal cielo, cioè qua. Sega. Nel senso che sto parlando con questo ragazzo e a un certo punto sento tipo cadere qualcosa, però ho visto non era il mio giubbotto, ho detto boh, magari sarà cascato il giubbotto di questo ragazzo qua, no? O di qualcuno dei suoi amici, no? Allora vedi che gli dico, è finito a cadere qualcosa. L'hai raccolto? Lui mi dice, anch'io, cioè lui cerca di prendere ma non riesce a prenderlo, mi abbasso e vedo sto cappotto. E ho detto, ma è tuo? No. È dell'amico? No. È dell'altro amico? No. Di allora te lo sei preso. Te lo sei portato a casa. No, che... Il mio amico fa, dai, vediamo cosa c'è. Se dentro c'è tipo la carta d'identità per capire di chi è. Anche perché secondo noi era il cappotto di una ragazza che era magari già stava uscendo. E mentre usciva... Gli è caduto, ok. Sì. E dentro però c'erano soltanto fazzoletti sporchi di mocio. Che schifo. E quindi la mia malsana decisione è stata, ma sì, dai, tengo il cappotto. Me lo porto a casa, ok. E allora io ce l'ho qua, andiamo a portarlo in tintoria. Adesso io ve lo vado a prendere e lei vi spiega che cosa fa con la faccia. Cosa faccio con la mia faccia? Allora invece adesso sto applicando un primer viso. Non è obbligatorio, cioè... Faccio perché comunque aiuta a far durare di più il make-up e comunque è specifico, magari per dei vostri problemi, se avete problemi con i pori oppure che magari diventate un pochettino lucide. Che cosa fa? Perché c'ha dell'erba qua sopra, un pezzo di paglia? Perché secondo me l'avevo preso là per terra, fai un po' te. E quindi è anche in base a che problemi avete voi. Magari ti ho detto che lo devo lavare. Era di un barbone. Sì, di un barbone, non credo. Ma è bello come cappotto. E nada, adesso tu cosa mi dici, Samu?
Niente, che finalmente inizierò a lavorare. Cioè, legalmente, intendo, avrò un... Non puoi smettere, per favore! Intendo, avrò un contratto, avrò... Un contratto, non lavorerò in nero. Ma perché prima lavoravi in nero? No, intendo in generale. Sembra che tipo prima lavorassi in nero. Io lavoro da influencer. Vabbè. Io volo. E lavoro finalmente con un contratto a chiamata per un catering da cameriere. Ok, sei felice per mentre... me? Sì, molto. Però preferivo un, cioè, proprio un lavoro fisso. Vabbè, per iniziare va bene questo. Allora, in pratica adesso sto mettendo fondo tinta, lo so con le... Cioè, lo sto mettendo così, però... Cioè, più che altro perché mi hanno lasciato prima un campioncino, perché ieri sera ho preso un fondo tinta nuovo di Shiseido. E adesso lo sto applicando con le dita, poi dopo... Cioè, per metterlo bene, per dire così, col pennello lo metto. Ok. E con la Beauty Blender, se ce l'ho. Cos'è? Questo. Beauty Blender. Cosa fai così? Poi dalla patente? La patente? Ah, sì, vabbè, poi ci farò un video a parte dedicato. Sono stato promosso alla patente, cioè di teoria. Cioè come la fa parte... la pratica? Aspetta, la parte dei quiz. Adesso sto facendo la pratica. E tu non sai quanto ho pagato. Vabbè, poi ti dico. Cioè, poi ve lo dico anche tutti i costi, tutti i prezzi che ho pagato io nel video appunto specifico che farò in un futuro. Penso tra questi, in questi giorni. Adesso ho prenotato altre 6 guide. Cioè, devo andare a prenotare altre 6 guide. E poi do l'esame. Andiamo. Non sono per niente pronto. Quante guide ancora? 6. Quindi 3 settimane. Sono tanti. Che cosa andiamo a fare oggi, Sam? Spiega un po'. Allora, oggi andiamo in centro a Torino e andiamo a fare compere. Va a fare compere. Mi obbliga ad accompagnarla perché mi dice: se faccio io il video con te, tu vieni con me in centro. Ovvio. No, perché non ci vediamo mai, dai, quando ci stiamo vedendo ultimamente? Tu lavori, io ho i miei impegni. Che impegni? Ho i miei impegni. E comunque nel mentre, dato che io l'accompagno, passeremo in copisteria che devo stamparmi, cioè devo fare il beige di... Il beige di? Di? Tu non lo sai di che beige devi fare. Il beige del raduno di Torino del 1° dicembre. Ah, non ti ho raccontato del Torino Comics? No. Se tutto va bene, vado lì come creator. Ma quando? È il 14-15 dicembre. E quindi porterò con me l'oro, dato che faccio un video al giorno fino al 25 dicembre. Ah, davvero? Infatti sono troppo felice. Se tutto va bene, ma invece se tutto va male, vado lì da persona normale, diciamo. Comunque adesso, appunto... vado a mettere un po' di cipria. Allora, la cipria serve per appunto fissare, diciamo, la base, il fondotinta, per fissarlo e farlo rimanere lì tutto il giorno. Tu ridi. Secondo me dovresti aprirti un canale YouTube di make up. No. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe. Dici? Sì. Se vi piacerebbe avere lei come tipo make up artist. Ma io sono impedita, mi devi insegnare a fare tutto, cioè. Comunque, nel dubbio, seguiteci su Instagram, ci chiamiamo così. Ah, li metti sotto? Sì, ma tanto sotto in info box, come sempre, ci sono tutti i link di tutto. Ah, giusto. E mi dici altre cose, io non ti vedo da un po'. Che ti devo dire? Ah, che ho ripreso a guardare Gossip Girl, la serie TV. Ma perché tu l'avevi smessa? Sì, mi ero fermato alla seconda stagione. Perché continuo. Adesso mi devi far arrabbiare. Quando riprendi il Trono di Spade? Quando non ho più l'abbonamento di Netflix. Quando lo togli? Mai. Vabbè, comunque. Quindi non ti guarderai mai più? No, sì, più avanti. Comunque, ho ripreso a guardare Gossip Girl. Mi ero fermata alla seconda stagione. E adesso sono alla 4x20, una cosa del genere. Cioè, sto quasi per iniziare la quinta stagione. Tu invece che serie TV ti stai guardando?
Nessuna. Perché? Samuele, sono impegnatissima, cioè ho troppe cose da fare. No, nel senso che in sto periodo proprio serie TV zero. Cosa guardi? Video su YouTube, la TV, film? Cosa guardi? Film, sto guardando film. L'ultimo che hai visto? Questo di oggi. E cos'è? Footloose. Di cosa parla? È famoso. Ma non ho finito! Se no ti spiego quello di ieri sera. Ieri sera ho visto, vabbè, questo non lo conosco, questo qua se non lo conosci Samuele se la vuol dire. Come si chiama? Si chiama, comunque va bene, non ho messo il correttore ma non fa nulla, non c'è voglia. Allora, Autumn in New York. No, non lo conosco. Allora, chi è romantico come me non può non conoscere Autumn in New York. Vabbè. Allora, adesso mi vado a fare le sopracciglia. Vabbè. E dimmi tu, qual è l'ultimo film che hai visto? Film? Mm. L'ultimo film che ho visto è quella lì, Tall Girl. Quello lì della ragazza alta. Ah sì, il suo coso. Mi sono strascassato. Ah, e che poi ho scoperto che c'è su TikTok. Mi è finita né per te e io mi sono troppo boh. Cioè ho detto, ma che cavolo. Che ma poi è alta. Filtro bellezza? No. No? No. Come si fa a mettere filtro bellezza? E comunque è su TikTok ed è alta davvero un metro e come dice nel film, non lo so, non mi ricordo. Quasi 2 metri. Sì, 1,80 m, una cosa del genere. 1,80 m è poco. No, hai ragione. Allora cos'era? 1,90 m? Probabile. Boh. Vabbè, comunque c'è su TikTok ed è alta come dice nel film, non lo sapevo. Cioè, pensavo che fosse una modifica, boh, che non fosse alta così. Ma ti pare, no? È ovvio che è vero. Poverina, io preferisco essere bassa. A me è indifferente. Ah, ma spieghiamo un po' del canale, che una volta si chiamava I Biondi, questo canale. Ah, non lo sanno? Per chi non lo sapesse, cioè per chi ha visto il primo video che abbiamo pubblicato, noi dicevamo, ciao a tutti, noi siamo I Biondi, dicevamo, perché appunto siamo biondi, e non sapevamo come chiamarci, e volevamo chiamarci Biondi. Cioè, in realtà praticamente è iniziato tutto da me, che io volevo aprire un canale YouTube, e non volevo farlo da solo, allora gli ho chiesto a lei se volesse farlo. In quel periodo non stavamo facendo nulla della nostra vita. Sì, davvero? Sì, e quindi volevamo aprire appunto un canale YouTube insieme. Il problema è che poi iniziava la scuola, tipo così, e poi appunto ci siamo persi, ognuno aveva i propri impegni, così. E allora ho detto, senti, io voglio continuare a pubblicare altri video, dato che tu non volevi più farli a questo punto. Chiamo il mio canale YouTube Eleumas18 come il mio nome d'arte. E niente, da lì ho iniziato a fare video da solo o con altre persone comunque. E lei mi ha detto comunque che ci sarebbe stata per altri video con me, però non così frequentemente, da fare un canale YouTube insieme. Giusto. Poi, infatti ci sono, adesso ci sono. Esatto. Poi il mio nome, cioè da Eleumas18, che era il mio nome su YouTube e su Instagram e su TikTok, è diventato Samuele in Corvaia, perché non ho mai messo il mio nome subito principalmente, perché avevo paura, cioè intendo, dato che tipo in un futuro, appunto cioè adesso, sono alla ricerca di un lavoro, cose del genere, molte persone cercano su internet il mio nome e cognome magari, per vedere come sono, cioè penso che funzioni così, cioè magari certe persone, cioè io lo faccio, vado a stalkerare una persona, scrivo il suo nome e cognome su Google, vedo cosa mi esce. Su questa cosa ho detto vabbè, che problemi hanno, sono sempre me stesso sia nei video che nella realtà, quindi alle persone devo piacere come sono. Infatti ma non capisco perché ti faccio io. Adesso mi chiamo Samuele in Corvaia. Allora, io adesso ho finito le sopracciglia, ok, e adesso applico il mascara. Io invece adesso mangio anch'io, che non so neanche se sono buoni, cioè se sono mi piace. Buoni nascondini. Aspetta, guardate i nascondini, non... si nascondono. Ok, pessimo. Buoni. Sì, dai. Io il mascara lo applico sempre un po' a zig e zag, non so come si dice, zig e zag io uso come termine, bene dalla radice delle ciglia fino alla fine
Cercate sempre un buon mascara, perché almeno a me personalmente trovo bruttissimo quell'effetto di ciglia che sembrano delle ragnatele, dei ragni. Invece mi piacciono le ciglia ben definite, naturali, magari non lunghissime o molto voluminose, ma comunque ben definite. Dovresti aprirti un canale YouTube, ripeto. Ah, ma non te l'ho detto che io ho provato le lenti a contatto. Desio? Eh? Desio? Cos'è Desio? È una marca di lenti a contatto, quella che fanno tutti gli influencer. No. Uguale. Una l'ho comprata via Adi, al Carrefour. C'è l'ottica ai viali e me le sono fatte ordinare verdi. Niente, l'ho provato e l'ho messa e mi ha aiutato Diletta, se no senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Cioè, poi vi faccio anche un video a parte su questo. In pratica, cioè, vabbè, l'ho messa, poi vi spiego come. E niente, no, sono strafighe. No, no, fidati, è complicato. Comunque sono strafighe. Mi piacciono. Le indosserò tipo durante i raduni di Torino, Milano, queste cose qua, feste, compleanni. Mi piacciono un sacco. E poi vabbè, vi dico il prezzo poi nel video specifico quando ve lo faccio. Io le vorrei provare tipo azzurro, ghiaccio. Ma se te hai gli occhi azzurri? Ah no, è vero, gli occhi marroni. Non ho gli occhi marroni! Ma sono? Ah, verdi. Ma non sono nemmeno verdi, sono un buon mix tra azzurro e verde. Cioè, mi conosci da 5 anni, non so nemmeno di che colore ho gli occhi. Che colore ho io gli occhi? Castani, nocciola. No, nocciola. Cambiano dal tempo. No. Samuele. A volte ce l'ho verdi, a volte ce l'ho marroni. Samuele. Non ci credere. Scambiare degli occhi chiari per degli occhi marroni è proprio da dementi, Ma ce l'hai sempre chiari. Quindi ho pensato azzurri, boh. Vabbè, ma scusami, non è che mo per ogni persona che conosco mi devo ricordare i colori degli occhi. Samuele, ma è una cosa basica, cioè tu mi dici la persona, io so dire gli occhi di quella persona. Certo. Ma invece adesso vado ad applicare un po' di terra, andiamo un po' veloce perché... Siamo in ritardo. Sì. E quindi... più veloce. Consiglio mio, battete sempre prima il pennello, perché così scaricate il prodotto. Battete prima il pennello. Adesso invece dopo vado ad applicare il blush. Vabbè, adesso ho fatto un po' la cara. Però non su di me. Lo applico anche un po' sul naso perché dà quel tocco un po' più di sano, un po' più meno toccato, non so come dire. Adesso poi, ultima cosa, vado ad applicare questo spray fissante. Perché? Perché poi mi becchi. Me lo vuoi spruzzare tu? Mm-hmm. Sì, però... No, no, non è capito niente, devi essere così lontano. Aspetta, fammelo sbattere meglio perché c'è il carbone bianco all'interno e macchia, quindi lontano. No, basta, così è troppo. Lontano. Quanto è lontano? Così. Ma mi basta. Ancora. Samuele, mi ha rovinato il make up per una spruzzata d'acqua. L'avrà pagata 40 euro. Sì. Ed è dell'acqua. Non è dell'acqua, al carbone bianco, tu lo vedi? Adesso non lo vedi perché è così, ma quando poi non lo usi, che non lo misceli, si vede che si... Poi dovrei mettere tipo un rossetto, ma non c'ho... No, ti sta male il rossetto, vado a bere. Ma non un rossetto, tipo questo qua, guarda. Molto leggero. Ma cos'è? Mettiteli, ti prego. Dai, lo metto proprio così, guarda. Per farmi un po' colorato. Sì. L'ho presi all'IFA. Che schifo. Un euro. Ma poi cos'è sto coso? 1,20 euro, un guanto. È finito. Ah sì? Non lo so, non lo so, no. Aspetta, salutiamo magari. Il make up!
Ciao. Ciao. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, condividete. E spero che vi sia piaciuto, dato che era un video un po' così chiacchiericcio, tipo un po' story time, un po' boh, non lo so, a me è piaciuto. E l'idea di questo video è stata di Martina Semeraro. Seguiteci su tutti i social, vi lascio il link qua sotto nell'info box in descrizione. Cliccate qua in mezzo nel cerchio nella mia faccia per iscrivervi al mio canale, oppure guardate un altro mio video cliccando qua a destra a sinistra per vedere un altro mio video. E ci vediamo, basta, domani. Ciao. No, 3, 2, 1. Ciao.